Ciao a tutti e bentornati su Infermieri Online, un canale YouTube interamente dedicato al mondo dell'infermieristica. Io sono Paolo. Io sono Simone. E nel video di oggi parliamo di libera professione. Vedremo proprio tutti i passaggi necessari dalla laurea all'inizio dell'attività. Esatto. Questo video è in collaborazione con Fisco Zen, di cui vi parleremo nel dettaglio all'interno del video. Ma prima di iniziare, come sempre, sigla. Eccoci di nuovo. Prima di cominciare, di entrare nel dettaglio, vi ricordo come sempre, se non lo foste già, che potete iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto. Abbiamo aperto da poco anche la sezione abbonamenti, quindi se siete interessati non esitate a iscrivervi all'Accademia. Entriamo nel vivo e parliamo di libera professione. Volentieri, volentieri. Allora, abbiamo pensato di impostare questo video in questo modo qua. Facciamo finta che io sia uno studente che si è laureato ieri, Simone. Ok, perfetto. Ieri, 110 lode. E bacio del professore. Esatto, e chiavi della città. Ok. E cosa faccio? Cosa faccio? Allora, diciamo che, vabbè, sappiamo bene che per esercitare la professione infermieristica come altre è necessario essere iscritti ad un ordine professionale, d'accordo? Che per noi è l'OPI, appunto, l'ordine delle professioni infermieristiche, sia che si decide di lavorare da dipendenti, diciamo, che in libera professione. Quindi questo è assolutamente necessario, direi la prima cosa da fare. Quindi, okay? Laurea, iscrizione all'ordine. Sì, indipendentemente esatto. Se in libera o non in libera professione. Assolutamente sì, perché senza l'iscrizione all'ordine chiaramente non possiamo esercitare, ok? Sì, esatto, quindi iscrizione all'ordine prima cosa. Tra le varie cose c'è anche l'apertura, la creazione di una PEC, giusto? Sì, assolutamente, diciamo che... Lo dico, lo preannuncio solo perché so che l'ordine fornisce anche eventualmente un indirizzo PEC. Sì, esatto, sia l'ordine professionale che anche, dopo ne parliamo un attimino magari più nel dettaglio, EMPAPI, che sarebbe il nostro fondo di previdenza sociale per gli infermieri, i liberi professionisti. EMPAPI fornisce, oltre ad altri servizi e agevolazioni, anche un indirizzo PEC tramite il quale appunto possiamo comunicare insomma con l'ente. Esatto, esatto, più che altro possiamo comunicare in maniera ufficiale, no? Perché la PEC è come se fosse proprio una firma, un riconoscimento personale, esatto, no? Esatto, una raccomandata digitale. Esatto, diciamo, esatto, così, esatto, no? Esatto. Okay. Poi dobbiamo tutelarci, no? Assolutamente sì, direi indispensabile. Perché? Perché se siamo dipendenti appunto abbiamo una tutela da parte del nostro datore di lavoro, assicurativa e quant'altro, e da liberi professionisti chiaramente no, quindi sicuramente stipulare una polizza di RC professionale, questo fondamentale, direi. Anche qui abbiamo delle agevolazioni per gli infermieri liberi professionisti, sempre da parte dell'ente di previdenza, quindi EMPAPI. Sì. EMPAPI, diciamo che negli anni ha sempre fornito una copertura assicurativa con prezzi vantaggiosi, diciamo. Trovate tutto sul sito di EMPAPI. Da quest'anno vi lasciamo qui sotto in descrizione, sì, il sito, così potete arrivarci brevemente. Esatto. E da quest'anno so che offrono anche una copertura assicurativa e un RC professionale gratuita per gli infermieri liberi professionisti. Interessante. Non è male, assolutamente. Se no, in alternativa ce ne sono mille, no? Chiaramente, se uno preferisce, poi può rivolgersi chiaramente a qualsiasi tipo di compagnia assicurativa che conosce, che preferisce. Esatto, insomma, questo, esatto, senza problemi. Oltre all'RC professionale, quindi nel caso in cui noi dovessimo ledere un paziente, insomma, comunque, possiamo anche stipulare, se vogliamo, un'assicurazione per l'infortunio, per esempio. Sappiamo bene che da liberi professionisti non abbiamo una copertura assicurativa da questo punto di vista, mm-hmm, quindi mm-hmm, se ci facciamo del male, se siamo ammalati, eccetera, stiamo a casa e non lavorando non guadagniamo, possiamo anche stipulare una polizza assicurativa per quanto riguarda l'infortunio. Questo è molto importante perché, come dicevi tu, no, in caso di infortunio o malattia, il libero professionista non è coperto, a meno che non stipuli una, cioè, una, diciamo, copertura. Diciamo che deve pensarci lui. A me, per esempio, quando mi sono rotto il radio, sono stato a casa 30 giorni e chiaramente in quei 30 giorni non avessi avuto un'assicurazione non avrei percepito uno stipendio, insomma un compenso, d'accordo? Quindi assolutamente importante, sì.
Arriviamo all'assistenza fiscale. Sì, diciamo che chiaramente una volta fatti tutti questi passaggi sarà necessario aprire una partita IVA. Esatto, ed è qui che entra in gioco Fisco Zen. Assolutamente sì, anche perché mi verrebbe da dire, appunto, noi siamo infermieri e il terreno, l'ambito fiscale non è proprio banale, scontato, no. Facilissimo da comprendere, no. Ci sono tante sfumature, tanti dettagli e credo che rivolgersi a un professionista sia fondamentale. Obbligatorio se non si vuole incorrere in qualche inghippo, diciamo. Anche perché, no? Piccoli errori possono portare a grandi cause. Assolutamente, no? Sì. Ecco. Ed è qui, come dicevamo, che ci viene in aiuto Fisco Zen. Che cos'è Fisco Zen? Fisco Zen è un servizio per la gestione della partita IVA online che fornisce anche un commercialista dedicato e con una piattaforma dedicata dalla quale si può controllare tutto. Il commercialista è specializzato proprio nella propria professione, quindi in questo caso è un commercialista dedicato alla professione infermieristica, che anche questo è molto importante. Esatto, o alle professioni sanitarie in generale, ma in ogni caso ha a che fare con sanitari. Esatto, che dal momento della sottoscrizione sarà sempre lo stesso. Esatto, cosa bella anche questa, perché chiaramente probabilmente negli anni poi si instaurerà un rapporto anche di fiducia con questa persona e quindi avere sempre, rivolgersi sempre alla stessa persona sarà sicuramente comodo. Esatto, che sia al telefono o per email, insomma, interfacciarsi sempre con la stessa persona. Esatto, che magari, nel senso, conosce un pochino anche il nostro andamento annuale, conosce, esatto, un attimino le nostre esigenze, eccetera. La piattaforma di cui parlavamo prima, che ci offre anche Fisco Zen, sì, fornisce anche una fatturazione elettronica proprio all'interno della piattaforma. Esatto, sappiamo che da, cos'è adesso, un paio d'anni più o meno circa, abbiamo l'obbligo di fatturazione elettronica. E anche qui, secondo me, molto comodo il fatto, sì, che il servizio di fatturazione elettronica venga offerto sempre a Fisco Zen e quindi non dobbiamo essere noi che ci ricerchiamo il servizio, no, più adeguato, scopriamo come funziona l'interfaccia, perché anche lì non è proprio scontato e banale. È vero. Quindi avere questo tipo di servizio con anche un commercialista dedicato che ti spiega per filo e per segno come gestire appunto tutto il programma di fatturazione, secondo me non è scontata come cosa. Assolutamente, una app in cui avere il calcolo delle tasse in tempo reale, esatto, anche questo è molto importante, così sappiamo sempre, abbiamo sempre chiaro i conti e le tasse che dobbiamo andare a pagare. E anche in questo Fisco Zen ci viene incontro, perché l'app ci invia delle notifiche nel momento in cui noi dobbiamo andare a pagare le tasse. Esatto. Oltre a questo anche la dichiarazione dei redditi, che verrà fatta assieme al proprio commercialista dedicato. Sì, cosa molto comoda anche questa, perché chiaramente non abbiamo più necessità, diciamo, di recarci fisicamente presso lo studio del nostro commercialista con tutti i vari problemi del caso, appuntamenti, cose, esatto, orari, eccetera. Possiamo fare tutto tranquillamente da casa, ovunque siamo, quindi direi molto comodo, molto più rapido, più veloce e un servizio, direi, assolutamente valido. Assolutamente sì, quindi se siete interessati, qui sotto in descrizione trovate il link tramite il quale potete avere una consulenza gratuita e 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento. Veniamo quindi all'EMPAPI, di cui abbiamo già parlato prima, sì, che è il nostro fondo di previdenza sociale, esatto. La pensione. Esatto, in poche parole. In poche parole la pensione. Esatto. Noi siamo chiaramente obbligati ad iscriverci ad un fondo di previdenza, in questo caso non possiamo sceglierlo, da liberi professionisti c'è appunto EMPAPI, che è il fondo di previdenza specifico per gli infermieri. L'iscrizione andrà fatta tramite il sito internet di EMPAPI, trovate anche lì tutte le informazioni e anche di questo vi lasciamo appunto il link, certo, sotto al video. Chiaramente ogni anno, ogni volta che noi facciamo una dichiarazione dei redditi annuale, appunto, dovremo andare a dichiarare i nostri redditi sul sito di EMPAPI e in base al reddito che noi abbiamo dichiarato poi EMPAPI ci manderà appunto quello che è il pagamento del fondo di previdenza, uh-huh, quindi del fondo pensionistico, della pensione annuale in base al nostro fatturato lordo annuo. Ok. Una volta fatto tutto questo, diciamo che i passaggi principali per poter operare in libera professione sono stati, sì, fatti. Quindi ricapitoliamo al volo. Allora, Laurea, sì, questa ci vuole per forza. Iscrizione all'ordine delle professioni, perché sennò non possiamo esercitare. Esatto. Apertura di una partita IVA. Esatto. Quindi Fisco Zen. Quindi Fisco Zen, esatto. Fisco Zen o comunque un servizio di consulenza fiscale, diciamo. Assolutamente. PEC.
SPEC, esatto, e assicurazione. Assicurazione RC professionale, indispensabile, iscrizione all'ente di previdenza e quindi al fondo pensionistico EMPAPI. Esatto, adesso resta solo crearsi una rete di clienti, di contatti, certo, di aziende con cui collaborare, diciamo. Manca solo quello, che è una parte comunque importante e corposa, no? Perché è alla base dell'attività di un libero professionista. Assolutamente sì. Crearsi il proprio lavoro, no? Mi confermi, sì. Simone? Sì, assolutamente. E chiaro che poi può cambiare, diciamo, la possibilità, la quantità di lavori che io posso trovare in base anche a dove mi trovo in Italia, per esempio, no? Perché ci sono, sappiamo bene, realtà che lavorano di più con liberi professionisti, altre realtà che lavorano meno. E quindi già informarsi su, diciamo, la zona in cui noi lavoriamo di più, appunto, magari parlando con altri professionisti che già lavorano in quel settore, in quella zona, e quindi iniziare a crearsi la propria rete di contatti e, certo, e clienti, diciamo. Anche perché abbiamo visto, no? Anche gli ambiti sono diversi, anche in base alle prerogative del professionista, certo, no? Background professionale piuttosto che l'esperienza lavorativa passata, si può spaziare veramente in qualsiasi ambito, dall'assistenza, non lo so, mi viene da dire, in casa di riposo, sì, piuttosto che servizi di prelievi, e quindi esami ematici, eccetera. E, sì, assistenza domiciliare. Sì. Non so, formazione anche nelle aziende, mi viene in mente servizi di emergenza, perché ce ne sono tanti, appunto, che lavorano anche con liberi professionisti. Ce ne sono diverse di realtà, diciamo. Diciamo che le possibilità sono tante, certo, vanno insomma messe assieme. Esatto, sta a noi, insomma, esatto, sta a noi poi crearci la nostra rete. Che dici, Simone? Abbiamo detto tutto? Penso di sì. In ogni caso, se avete qualche domanda, scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate e quali dubbi avete. Chiaramente, direi, Fisco Zen è proprio l'organo più, sì, corretto da utilizzare, insomma, per avere informazioni in più. Ripeto, anche in questo caso qui abbiamo anche una consulenza gratuita, di conseguenza questa chiacchierata, secondo me, sarebbe il caso di farla con un professionista, sì, del settore, quindi con un commercialista che ci spiega per filo e per segno di nuovo tutto quello che dobbiamo fare, insomma. Assolutamente sì. Di nuovo vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per una consulenza gratuita e lo sconto. Vi ricordiamo nuovamente di iscrivervi al canale se ancora non lo foste già. In caso, date un'occhiata alla sezione abbonamenti. Direi che per questo video è tutto. Grazie mille, Simone. Grazie mille a voi se siete arrivati fino a qui. E noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video qui su Infermieri Online. Ciao!